Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo Spirito. Sono molto felice di essere qui con voi a presiedere questa Eucaristia che celebriamo insieme, venendo da diversi popoli, provenendo da diverse culture, avendo davvero volti diversi. Ma in questa festa in cui ci lasciamo guidare tutti dall'esperienza dei magi, che sono stati dei cercatori di Dio. Siamo diversi, veniamo da luoghi molto differenti, abbiamo storie diverse che portiamo in noi, che ci hanno segnato, ma siamo qui perché siamo tutti dei cercatori di Dio. Chiediamo di poter vivere questa ricerca nella profondità e nella verità. E domandiamo perdono per tutte le volte invece in cui con i nostri egoismi, le nostre parole, le nostre azioni, interrompiamo questa ricerca.
rappresentano i tre magi in cammino dalle tenebre alla luce. Proclamando le glorie del Signore.
a condividere la stessa verità, a formare lo stesso corpo e ad essere partecipi della stessa promessa del pezzo del Vangelo. Parola di Dio. Alzatiamo i piedi, Padre. La prima domenica di Avvento sarà il 3 dicembre.
anche nelle feste della Santa Madre di Dio, degli Apostoli, dei Santi e nella commemorazione dei fedeli defunti, la Chiesa pellegrina sulla terra proclama la Pasqua del suo Signore. A Cristo che era, che è e che viene, Signore del tempo e della storia, lode perenne nei secoli dei secoli. Amen. Quel piccolo bambino che è stato deposto nella stalla di Betlemme insieme agli animali si manifesta per quello che è oggi. Il re dei giudei che è capace di attrarre e unificare a sé e in sé tutti gli uomini, tutti i popoli della terra. Nell'Antico Testamento c'era una grande attesa, l'attesa della venuta del Messia e del giorno in cui finalmente Gerusalemme sarebbe apparsa nel suo splendore, nella sua luce. E tutti i popoli della terra, attratti dalla bellezza di Gerusalemme, sarebbero santi, diventando con il popolo di Israele un unico popolo. Lo stralcio del testo del profeta Isaia che abbiamo letto e lo stesso Salmo dicono questa attesa. Ma l'attesa si compie in un modo ancora più prodigioso, in un modo meraviglioso. Non è la città di Gerusalemme ad attrarre, non è la luce di una imponente città a radunare tutti i popoli della terra, ma è quel bambino, è quel corpo di Gesù che farà di tutti gli uomini un unico popolo. E San Paolo nella lettera agli Efesini lo contempla. In Gesù è stato rivelato, manifestato il mistero. E qual è questo mistero? Cioè qual è questo disegno che Dio ha per l'umanità? Di fare di tutti i popoli un unico popolo nel corpo di Cristo. Questo avviene però in un modo drammatico. Perché lo abbiamo sentito nel Vangelo, alla manifestazione di Gesù si oppone Erode. Si oppone perché è un re che ha paura che l'altro re, il vero re, Gesù, porti via qualcosa al suo potere, alla sua bellezza, alla sua vita. Ed è una drammaticità che nella storia si ripete infinite volte. Troppe volte noi uomini abbiamo paura che Dio, apparendo per quello che è, ci sottragga qualche cosa. Quando l'unica cosa che fa Dio quando appare è di esaltare la nostra umanità e la nostra bellezza. Ma la drammaticità non è tutta qui. La drammaticità sta nel fatto che quel popolo di Israele che avrebbe dovuto accogliere il re dei giudei, in parte non lo accoglie, manifestando qualcosa di molto profondo che ci fa riflettere oggi, e cioè che noi diventiamo la Chiesa, l'unico popolo in Cristo, se ci convertiamo, se accogliamo la parola che Dio dice. Oggi rivediamo tutto questo nella manifestazione, nella epifania del Signore Gesù. Lo viviamo con la meraviglia di essere dei popoli diversi, delle donne e degli uomini differenti, che cominciano a trovare unità proprio in Lui, in quell'anticipo dell'unione di tutti i popoli che è la Chiesa. E questa liturgia in parte ci dice il modo in cui veniamo uniti, non per sottrazione, non perché ci venga tolto qualcosa della nostra umanità, della nostra cultura, dei popoli a cui apparteniamo, ma perché l'altezza di ciò che siamo viene unita e trasfigurata e purificata ed elevata
in Gesù. Diventiamo in Lui un unico popolo, dove ci possono stare diverse lingue, come sperimentiamo in questa liturgia, dove ci possono stare diversi colori della pelle, come sperimentiamo guardandoci gli uni con gli altri, dove ci possono stare anche diversi colori, quelli dei vestiti così belli, l'uno diverso dall'altro, che formano l'unico vestito della Chiesa. Sapendo però che questo avviene a una condizione, la conversione al Signore e l'accoglienza profonda di Lui, che è la parola di Dio. Qualche volta noi anche un po' giustamente lamentiamo che almeno noi occidentali, noi europei, che non ci sono più i tempi di una volta, quando tutti erano naturalmente cristiani. Possiamo anche lamentarlo, è anche giusto. Non ci deve sfuggire però un aspetto importante, decisivo, che oggi come non mai abbiamo la possibilità di riscoprire che la fede non è semplicemente un fatto di tradizioni che si tramandano stancamente di generazione in generazione, ma è la nostra conversione, la nostra adesione personale al Signore Gesù. Se non c'è questo, non c'è la bellezza del popolo che raccoglie in sé tutti i popoli, che è la Chiesa, è l'anticipo di quello che dovrà avvenire per tutta l'umanità. E noi contempliamo questo anche sentendo la grande responsabilità di mantenere questa unità maggiormente della Chiesa. Mi colpisce molto oggi il fatto che siamo troppo superficiali nello spezzare l'unità, anche nella Chiesa, con pettegolezzi, con ostracismi degli uni nei confronti degli altri, con barriere che si pongono degli uni nei confronti degli altri. C'è troppa superficialità in questo. Perché il grande miracolo della Chiesa è proprio questo, che dei popoli diversi, delle persone diverse, diventano una unica cosa in Cristo. E diventano il segno di quella pace tra i popoli che Cristo è soltanto lui porta. Non ci siamo soltanto per pregare per la pace. Dobbiamo fare, ma non è tutta qui la nostra. Ci siamo per essere un segno di quella unità tra i popoli che si deve realizzare per tutti. Se noi non siamo questo, non svolgiamo la nostra missione per il mondo. È in un tempo di guerra, ma chissà, c'è mai stato un tempo senza guerra. In un tempo di guerra dobbiamo riscoprire la nostra più profonda vocazione. Pregare per la pace, ma anche essere concretamente e visibilmente un segno di pace. Ascoltaci, o Signore. Preghiamo per la Chiesa universale in cinese. Preghiamo per il mondo della migrazione in albanese.
qui, te paracesti in tome tuoi, per burine già da siede, ti ce li passorie per te, verge già tutti timi, te già in mura te grate af, o te mar per assusce stime, le te scire le ture, o te ver contributi nature, le vite in mio sole, economiche, le spir prore, te bandit prites. Preghiamo per chi è costretto a vivere nella clandestinità, in portoghese. Ci pedimo, Senhor, por todos os nossos irmãos e irmãs que são obrigados a viver na clandestinidade, gerando uma vida baseada na insegurança e no desemprego, para que possam conseguir documentos italianos, segurança, direito a uma vida digna. Preghiamo. Preghiamo per una vita cristiana coerente in francese. Seigneur, nous te présentons notre engagement chrétien pour construire ensemble un monde de justice et de paix, pour préserver l'intégrité de la création et les droits des plus faibles. Donne-nous de rester fermes face à la violence, à la torture et à toutes les tentations qui nous éloignent de la grâce du baptême. Noite prayer. Preghiamo per chi non ha un lavoro dignitoso, il romeno. Per Bat Scivone, di origine scivolista di Veite, Bat da uscire Paolino di Mostre, il lugar del nebrescia aspettare, care già non lo spus, da scivolare a un loc de lucă. Dele Doamne, che știu, răbdarea te-ai asculta, te-ai alberit în mai mangleta, dar și soluții concrete în găsirea unui loc de muncă care să-ți garanteze un trai liniștit și care să reflecte demnitatea umană și personală. Noi trăiam. Preghiamo per chi colabora all'inserimento dei più piccoli in Italia. Para sa mga guro at mga voluntaryong tumutulong sa pag-aaruga sa mga kabataan, naway pagkalupuan sila lagi ng Panginoon ang sigla sa kanilang misyon sa magtrabaho para sa kinabukasan ng lipunan at ikabubuti ng mundo. Regal. Preghiamo per la città di Torino, in italiano. Signore, ti presentiamo la città di Torino con il suo immenso patrimonio umano e culturale. Dona ai suoi cittadini la sapienza e l'intelligenza del cuore per promuovere quello che fa la sua ricchezza da sempre, cioè la coabitazione armoniosa nelle diversità. Noi ti preghiamo. Preghiamo per la comunità parrocchiale di Santo Volto in spagnolo. Signor, te presentamos a nuestros hermanos y hermanas de la comunidad parroquial de la Santa Paz que nos acoge, para que en esta fiesta de la Epifanía sigas bendiciendo a cada uno de ellos, llevando su fe para un mayor servicio de unidad y amor. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Preghiamo per l'ecumenismo in inglese. Thank you.
Guarda con bontà, oh Signore, i doni della tua Chiesa, che ti offre non oro, incenso e mirra, ma colui che in questi stessi doni è significato, immolato e ricevuto, Gesù Cristo, Signore nostro. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta il nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi, in Cristo, luce del mondo, tu hai rivelato alle genti il mistero della salvezza e in Lui, apparso nella nostra carne mortale, ci hai rinnovati con la gloria dell'immortalità divina. E noi, uniti agli angeli, agli arcangeli, ai troni, alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo.
Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, prese grazie e lo spezzò. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiate la vita. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio. Da due quelle che mi è stato detto, in Cristo formiamo un solo corpo. Facciamo la preghiera finale. E dopo la preghiera finale, prima della benedizione, la migrante, per la voce del suo genitore, avrà una parola di ringraziamento per il suo pastore. La tua luce, oh Signore, ci preceda sempre in ogni luogo, perché contempliamo con purezza di fede, gustiamo con fervente amore il mistero di cui ci hai fatto partecipi. Per Cristo nostro Signore. Amen. Accogliamo Sergio Durando, che è già conosciuto. Caro Vescovo Roberto, desideriamo questa mattina ringraziarla per aver celebrato con noi l'Epifania del Signore. Dico desideriamo perché credo che sia il sentimento di tutta l'Assemblea, dei concelebranti, dei cappellani, delle comunità etniche, ma anche dei tanti volontari delle associazioni che questa mattina sono qui presenti, che lavorano per fare in modo che questa città e anche la nostra chiesa sia accogliente verso coloro che arrivano. Riflettendo questa mattina su questa Epifania che evidenzia la figura dei magi, questi tre cercatori di Dio che il Vangelo ci dice arrivano dall'Oriente. Ecco, io penso che tutti i giorni sperimentiamo un incontro con tante persone, tanti cercatori di Dio, tanti cercatori di senso, di speranza, che arrivano da ogni angolo del mondo. Nella nostra città sono 150.000. Nella nostra diocesi sono almeno 220.000. E questa mattina riflettevo anche sul fatto che i magi portano dei doni e sicuramente ogni fratello o sorella che arriva da altre comunità, da altre terre, da altre culture, porta in questa città e nella nostra chiesa tantissimi doni, tanta ricchezza, tante lingue, tante culture, tanta umanità. E allora credo che il richiamo che lei ci ha fatto questa mattina davvero ad una conversione profonda sia davvero una strada importante, un orizzonte importante da percorrere, perché tante volte l'altro ci fa paura, tante volte rischiamo di percorrere di più la strada del conformismo, della paura, che non invece la strada che è la strada dell'apertura, che è la via evangelica dell'incontro con l'altro, che per noi non è un altro qualsiasi, ma è fratello, sorella, figlio dello stesso Padre.
E quindi credo che questo richiamo che questa mattina lei ci ha fatto davvero a camminare nell'unità sia uno stimolo e anche un orizzonte molto, molto importante. E mentre sentivo la sua omelia riflettevo che il messaggio della giornata passata di Papa Francesco era proprio in questa direzione, cioè costruire il futuro con i migranti, con i rifugiati, costruire il futuro con tutti coloro che arrivano in questa nostra chiesa, con tutti coloro che passano di qui e ripartono per altri luoghi, e questo è il senso di una comunità cristiana che è capace di vivere l'apertura e il collegamento con tante forme di mobilità umana. E allora la ringraziamo per essere stato con noi la prima volta. Oggi per noi è una, direi, giornata di gioia per due motivi. Beh, forse tre. Allora, il primo è che abbiamo vissuto insieme questa celebrazione, il secondo è che a celebrare è stato lei ed è la prima volta, e l'altra, direi, motivo di gioia è che finalmente dopo il Covid questa nostra giornata di festa, di incontro, di scambio continuerà anche con il pranzo e con un pomeriggio di festa che si apre anche ad altri gruppi, ad altre comunità di persone che provengono da altri paesi che questa mattina non sono qui presenti. Vorrei anche dare il benvenuto, questa mattina ho visto in questa assemblea tanti fratelli e qualche sorella che sono di fede musulmana, e credo che anche questo sia un bel segno di cercatori di Dio insieme che si uniscono e che vivono anche un momento di preghiera. E in ultimo, come dire, le chiediamo, ecco, di essere accanto a questo mondo della mobilità, perché è davvero una presenza e una ricchezza molto importante che forse alcune volte ringiovanisce o ci è di stimolo anche nel nostro cammino di fede, la presenza di tante persone che sono soprattutto giovani e che davvero ci comunicano il desiderio di Dio, la passione di Dio, la ricerca di Dio, e quindi, come ha detto lei, non perdiamo nulla, ma semmai ci arricchiamo di qualcosa. Quindi grazie Vescovo Roberto, grazie a ciascuno di voi e buona festa. Anche io ringrazio l'amico Sergio Durando e tutti coloro che nella pastorale dei migranti operano, perché è davvero un bellissimo servizio, una bella espressione della nostra Chiesa. Ringrazio tutti i preti che hanno concelebrato, ringrazio tutti voi. Da qui si vede forse meglio, ma mi piaceva gustare durante la celebrazione il fatto che ci fossero molti modi e nello stesso tempo un unico modo di pregare. Era bello vedere che ciascuno pregava non soltanto con la sua lingua ma con i suoi modi. Penso che sia la ricchezza più bella che possiamo portare via da questa celebrazione, e sapere che anche se poi non saremo fisicamente insieme ma rimaniamo insieme, e lo possiamo sperimentare e gustare in particolare proprio nel momento della preghiera, con questi sentimenti che davvero di cuore impartisco la benedizione del Signore a tutti voi, e auguro davvero una bella e profonda giornata, una bella festa. Dio che dalle tenebre vi ha chiamati alla sua luce meravigliosa e fonda su di voi la sua benedizione e renda stabili nella fede, nella speranza e nella carità i vostri cuori. Amen. A voi che seguite con fiducia Cristo, oggi apparso nel mondo come luce che splende nelle tenebre, conceda il Signore di essere luce per i vostri fratelli. Come i santi magi guidati dalla stella, al termine del vostro pellegrinaggio terreno, possiate trovare con immensa gioia Cristo Signore, luce da luce.
e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La messa è finita, andate in pace.